l'uomo sta distruggendo il pianeta. Ma è veramente così? Facciamo una piccola premessa. 200.000 anni è datata più o meno la presenza dell'Homo sapiens sulla Terra. Una quantità di tempo insignificante. Altrettanto insignificante anche la presenza dell'uomo rapportata alle varie forme di vita presenti sul pianeta. L'82% della vita è composta da piante, il 13% da batteri e il 5% dalle varie specie animali e solo lo 0,01% dall'uomo. Nonostante questa insignificante presenza numerica, l'uomo, nel corso dei secoli, ha stravolto il mondo e messo a rischio la natura stessa dell'ecosistema. Si stima che abbia causato l'estinzione dell'83% di mammiferi selvatici e del 50% delle piante. Devastazione che sembra essersi accelerata nell'ultimo secolo. Il disboscamento, l'agricoltura, gli interessi privati e il nostro stile di vita hanno cancellato la metà delle specie viventi negli ultimi 50 anni. Il nostro modello di sviluppo è insostenibile per il pianeta. Negli ultimi anni sembrerebbe stia aumentando la consapevolezza del ruolo predatorio dell'uomo sulla Terra e della necessità di porre un freno alla devastazione. Ma perché l'uomo continua a distruggere la natura nonostante questi sconfortanti dati e gli appelli della comunità scientifica? Il problema è complesso. L'uomo ha bisogno di modificare l'ambiente per sopravvivere. Nel corso dei millenni ha adottato diverse tecniche per migliorare la sua sopravvivenza. Agricoltura, allevamento e pesca affinate e migliorate sempre di più. Ma dalla rivoluzione industriale in poi, con l'aumento e il consumo spropositato di merci e risorse, l'impatto dell'uomo è risultato devastante. Il sistema economico, basato sulla produzione, sul consumo di beni e sulla costante crescita economica, hanno esasperato il rapporto dell'uomo con la natura. Nell'ultimo secolo la popolazione è più che raddoppiata e si stima che entro il 2050 arriverà a 10 miliardi. Sembrerebbe che l'uomo stia portando la Terra alla devastazione. Ma è davvero così? L'uomo può distruggere il pianeta? Se è vero che col suo operato stia sconvolgendo l'ecosistema, è altrettanto vero che è vittima di tale comportamento scellerato. L'inquinamento, l'alterazione degli equilibri climatici ogni anno provocano milioni di morti. A volte, quando si parla di salvaguardare la natura, la si percepisce quasi come un'opera di misericordia che l'uomo deve compiere verso le altre forme di vita. In realtà è l'uomo stesso che sempre più sta mettendo a rischio la propria sopravvivenza. Ancora non siamo in grado di distruggere la Terra. La natura è capace di riprendersi velocemente gli spazi abbandonati dall'uomo. Senza l'uomo, nel giro di pochi anni, gli edifici e le infrastrutture scomparirebbero. Gli agenti atmosferici e le piante prenderebbero il sopravvento. Gli animali domestici in poco tempo sparirebbero e si adatterebbero in nuove specie. L'inquinamento in pochi mesi crollerebbe. Le poche settimane di lockdown del 2020 hanno portato un significativo calo delle sostanze tossiche e un tentativo della natura di riprendersi i propri spazi. In poche migliaia di anni sulla Terra non resterebbe traccia dell'uomo, se non qualche fossile o frammento di plastica e vetro. L'uomo è fragile. Vive in un mondo ostile che cerca di adattare alle proprie necessità mettendo a rischio l'attuale ecosistema. Salvaguardare il pianeta significa trovare il giusto equilibrio tra uomo e natura. Ma salvaguardare l'ecosistema significa anche salvare l'uomo da una veloce estinzione. Salvare l'uomo per salvare la Terra che abbiamo imparato.